a Milano al Bovino Club per la presentazione del nuovo cambio EAT8, ora presente anche su Peugeot 3008 e 5008, ma per conoscerla più nel dettaglio parliamone con Giulio Marc d'Alberton. Peugeot presenta un'importante novità all'interno della gamma di 3008 e 5008. Questi due modelli hanno ottenuto nel corso dei mesi un successo davvero incredibile anche sul mercato italiano. Sono 50.000 le unità vendute sul nostro territorio e oggi vogliamo introdurre un'importante novità rappresentata dal nuovo cambio automatico EAT8. Un cambio totalmente nuovo, riprogettato da zero, che ha due rapporti in più rispetto al precedente EAT6, ma soprattutto è più leggero, più compatto, permette di risparmiare carburante ed esaltare i motori a cui è abbinato, di serie o a richiesta. È un cambio davvero moderno che permette appunto di esaltare la corposità delle motorizzazioni diesel Blue HD con potenze da 130 o 180 cavalli o i benzina PureTech Turbo con le stesse potenze 130 o 180 cavalli a cui è abbinato di serie o a richiesta a seconda delle versioni. Sono motorizzazioni che sono già in linea con le normative Euro 6.2 e sono soprattutto in linea con quelli che saranno i parametri futuri del 2020, perché sono dotati di tecnologie molto avanzate. Pensiamo ai benzina che hanno il filtro antiparticolato GPF, ma anche i diesel Blue HD che sono dotati di catalizzatore SCR e filtro antiparticolato. Tecnologie davvero elevate che permettono di contenere i consumi, ma soprattutto senza penalizzare le prestazioni. Anzi, in particolar modo degno di nota è il motore 1500 Blue HD da 130 cavalli che, con testata 16 valvole, oggi è davvero un motore eccezionale per questo genere di veicoli. E poi abbinato al cambio automatico EAT8 è davvero uno spasso da guidare. È un'auto che fa del piacere di guida uno degli elementi più importanti e questo connubio sicuramente lavora in questa direzione. Per le strade di Milano la nuova 3008 dotata del nuovo cambio EAT8, vediamo come se l'è cavata la 5008 che abbiamo provato sulle valli del Trentino in compagnia di sole. Lo so, l'auto perfetta non esiste, ma se desiderate tanto spazio per portare la famiglia, magari anche il vostro migliore amico, senza rinunciare alle prestazioni e al comfort, sicuramente la 5008 è un'auto perfetta. Del resto la stiamo provando in allestimento GT con motore da 180 cavalli e lo strepitoso cambio EAT8. Siamo arrivati oramai all'edizione 2018 della 5008, che cambia effettivamente poco rispetto a quella dell'anno scorso, se non per alcuni dettagli, ma sicuramente uno degli aspetti più interessanti è il nuovo cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, che è realmente molto molto fluido. Abbiamo una lunghezza di 464 cm che consentono a questa SUV a 7 posti, forse una delle poche sul mercato, di essere estremamente versatile. Tra l'altro l'abitabilità interna può essere sfruttata ottimamente grazie alle comode poltrone rivestite in pelle e pensate che nella parte anteriore troviamo anche il massaggio che vi aiuta ad affrontare con comodità lunghi viaggi. Andiamo a vederla nel dettaglio per capire meglio perché questa vettura è forse una delle più interessanti del mercato. La versione GT della 5008 non si differenzia assolutamente dalla più compatta 3008, infatti troviamo la stessa calandra con il leone che campeggia nel centro, il radar è spostato nella parte inferiore della mascherina dove troviamo questo tappo che poco si raccorda effettivamente con le linee eleganti di questa presa d'aria. Un elemento molto importante per la sicurezza è questa telecamera che ovviamente fa parte dei sistemi ADAS all'interno di questa vettura. La tecnologia si estende anche nei gruppi ottici, infatti abbiamo un full LED dinamico che garantisce anche una giusta traiettoria in curva del fascio luminoso. Le dimensioni sono particolarmente generose, infatti abbiamo una lunghezza di 464 cm, ma l'aspetto più interessante di questa vettura è chiaramente il passo di 284 cm che aiuta notevolmente l'abitabilità interna. Come vedete anche visivamente la portiera è stata particolarmente allungata per dare più spazio, parliamo chiaramente di una vettura a 7 posti. I designer di Peugeot hanno avuto un compito particolarmente complicato, cercare di rendere armoniosa una vettura che parte già da un progetto particolarmente accattivante e filante, soprattutto dinamico, ovvero la 3008, ma credo che hanno fatto un bel lavoro. Guardate la terza luce come si raccorda al vano posteriore con questa grande sciabola cromata. Nella parte posteriore poi troviamo questo elemento nero dove si annegano i tre fari a LED. Si può accedere ovviamente al vano bagagli attraverso il comando elettrotatto anche con handsfree, che ci presenta un vano di carico
veramente dal record. Abbiamo 780 litri che aumentano notevolmente, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori che sono divisi su tre poltrone. Ovviamente quando si decide di rialzare la terza fila per aumentare la capacità di posti a sedere, in maniera manuale, chiaramente, come vedete, la capacità di carico è particolarmente ridotta. Effettivamente la terza fila di sedili è un pochettino ridotta, infatti non c'è tantissimo spazio, l'abitabilità è un po' sacrificata, ma tutto sommato due ragazzini o persone non molto alte possono viaggiare abbastanza comodamente. È da apprezzare la finitura dei sedili, che è adotta la stessa pelle dei sedili principali con le stesse cuciture a vista. Qua nella zona posteriore troviamo dei fianchetti attrezzati dove si possono riporre piccoli oggetti o anche una bottiglietta d'acqua, una luce dedicata, ma mancano le bocchette dell'aria e questo forse è un grande difetto. La musica cambia notevolmente per chi siede dietro, a partire dall'enorme spazio che si ha a disposizione. Guardate quanto spazio dal mio ginocchio al sedile anteriore posizionato sulla mia altezza, e anche per la testa trovo veramente uno spazio notevole. Ci possono viaggiare comodamente anche persone intorno al 1,90 m, anche 2 m. Diciamo, la cura del dettaglio è impressionante. Abbiamo dei tavolini in stile aeronautico, delle reti per riporre piccoli oggetti, le bocchette dell'aria e abbiamo addirittura i comandi per la ventilazione. Possiamo aumentare o diminuire il getto dell'aria. Nei nostri piedi invece troviamo delle interessantissime botole per riporre piccoli oggetti. In questo caso c'è il compressorino per gonfiare le gomme. Le finiture sono di ottimo livello, perché oltre alle poltrone in pelle troviamo anche delle finiture sulle portiere che sono realizzate in alcantara. Per finire potete trovare anche delle tendine oscuranti che insomma rendono l'ambiente veramente da first class. Il posto guida è molto comodo ed è possibile regolarlo attraverso i comandi elettrici in numerose posizioni, anche per avere la giusta seduta qualsiasi sia la vostra altezza. Ci sono due settaggi di memorizzazione e c'è anche la possibilità di ottenere il massaggio oltre il riscaldamento e il condizionamento della seduta. Il cruscotto è imponente ma particolarmente scenografico. Io devo dire la verità che apprezzo molto l'iCockpit, ci ho preso l'abitudine con le numerose Peugeot che ho provato in questi ultimi tempi, e il volante piccolo effettivamente offre una guidabilità unica. È da provare effettivamente, perché la strumentazione è in un posto rialzato, in questo caso totalmente digitale, che può essere anche configurata su diverse grafiche. E poi qua abbiamo il sistema di infotainment, che può essere completamente regolato attraverso i tasti chiamati a pianoforte. Come vi dicevo, la T8 introduce anche la nuova leva del cambio, che è stile joystick, e qua abbiamo il regolatore del settaggio dell'Active Grip Control, che vi dà la possibilità appunto di avere un settaggio della motricità in base al terreno che andate ad affrontare. Le finiture sono di ottimo livello, tutta la plancia è realizzata in materiale soft touch. Qua abbiamo un pannello realizzato in alcantara che va ad arricchire ulteriormente la dotazione appunto esclusiva di questa vettura. Il cassetto centrale, nascosto sotto il bracciolo, è climatizzato, molto molto grande, ci può stare anche una bottiglia di acqua da 1,5 L, così potete avere anche le vostre bevande fresche al momento più opportuno. Il freno a mano è di tipo elettronico, che si inserisce e disinserisce automaticamente, e ovviamente l'allestimento sportivo regala anche delle finiture in alluminio, come ad esempio le pedaliere. La 5008 rappresenta sicuramente una delle vetture più interessanti nel segmento automobilistico di oggi, che riesce a coniugare in maniera perfetta quelle che sono le qualità di un SUV con l'abitabilità di una monovolume. Infatti abbiamo a disposizione 7 comodissimi posti. In questo caso il motore che stiamo provando è il 2000 da 177 cavalli, che riesce ad avere una coppia di 400 Nm a 2000 giri. Le prestazioni sono davvero eccellenti, con 215 km/h di velocità massima e poco più di 10 secondi per passare da 0 a 100. La guidabilità della nostra 5008 è davvero eccezionale, con un comfort di marcia grazie alle sospensioni molto molto efficace.
Inoltre il volante di dimensioni piccole e grazie all'iCockpit cockpit permette di avere una sensazione di guida completamente nuova, davvero molto confortevole. Da qualche tempo le SUV di Peugeot sono dotate dell'Active Grip Control, che permette di settare i parametri della vettura, dallo sterzo alle sospensioni alla motricità, per poter avere un grip sempre eccellente. In questo caso il nostro modello può essere regolato su neve, fango, sabbia, si può disattivare le SP, è normale. Chiaramente uno degli aspetti più interessanti della nostra 5008 è il nuovo cambio automatico EAT8, che consente di avere una cambiata realmente molto molto fluida, che può essere utilizzata sia attraverso il joystick oppure attraverso le leve sul volante. Parliamo di consumi. La nostra 5008 con il motore 2000 turbo diesel si è rivelata poco assetata. Infatti per percorrere 100 km in tratto urbano servono 5,3 litri, 4,7 nell'extraurbano e 4,9 come media. Non male davvero. Per quanto riguarda i freni, questa vettura riesce ad avere degli spazi d'arresto realmente molto contenuti, questo grazie all'ottimo impianto frenante che prevede dei dischi di grandi dimensioni nell'avantreno e anche dei dischi nel posteriore. Lo sterzo, dicevamo, è uno dei più interessanti sul mercato. Infatti ha un raggio di sterzata contenuto, ma soprattutto una morbidezza grazie al servo elettrico che riesce ad avere una precisione notevole. E dopo questo lungo test siamo rientrati, siamo ovviamente nelle montagne del Trentino Alto Adige, una location straordinaria. La nostra 5008 ha dato prova di essere una vettura estremamente agile, facile da guidare, poi insomma la nostra mascotte. Andiamo a vedere se ha gradito questo nostro test. Beh, devo dire che anche la nostra Sole è felice, ha gradito anche lei questa passeggiata, questo test, non si è mai lamentata, perciò è un fatto positivo il fatto che a bordo della 5008 si viaggia realmente molto comodi. Alla prossima prova!